Ciao da Mirko Casagrande di I Love Australia, direttamente per te in esclusiva oggi da Byron Bay. Sono qui a registrare questo video per ringraziarti di persona e per ringraziare tutti gli amici che mi seguono quotidianamente sul sito, sul forum, sulle newsletter e sulla pagina di Facebook, che proprio in questi giorni ha raggiunto le 1000 iscrizioni. E se abbiamo raggiunto questo primo grande traguardo assieme è anche grazie al tuo aiuto. Quindi, come promesso, ho preparato per te una sorpresa. Seguimi! Ed eccoci finalmente arrivati sulla collina del faro di Byron Bay. In esclusiva per voi all'interno del faro. Seguitemi! Siamo arrivati al primo piano, ecco la prima finestra, diamo un'occhiata alla vista. Ecco, guardate che spettacolo. Adesso saliamo e vediamo ancora meglio. Gli scalini qui diventano sempre più ripidi, attenzione. Ah, non... Ci siamo quasi.
E questo è il faro di Byron. Attenzione, guardate. Queste sono le lenti. Solamente il riflesso delle lenti verso la foresta d'estate rischia di creare degli incendi. Per cui di giorno viene spento e viene lasciato acceso solo di notte per aiutare la navigazione. All'interno un meccanismo ancora funzionante. Adesso si apre la porta magica e finalmente andiamo all'esterno per vedere il panorama. Pronti? There's two lead rocks over here, and you've got the Mount of Warning all the way over there. See that Mount Warning? There's all the ships. And then we've got the watching holes with all the bridge. Grazie mille alla nostra guida. What's your name? The Bonnie. I love Venice. I love Byron Bay. Questa, ragazzi, davanti a voi è Byron Bay, la spiaggia con il paese principale. You want to go to nudist beach? You go left along Balancho to Tiagra, all nude. Se volete andare a fare nudismo, lì davanti dove ha indicato la guida c'è la spiaggia per i nudisti. Simpatica questa guida. How's this house here? Guardate queste case incredibili. We know one's the Nicole Kidman's holiday house. Sono case vacanze. Questa qui è la casa del guardiano del faro. Siamo esattamente sul faro. Questa è Byron, la punta più estrema a est dell'Australia. Guardate, da un lato cioè, si va giù verso sud, verso Lennox Head Ballina, dall'altro lato si va a nord, verso Gold Coast, Brisbane, Cairns in Queensland. Faccio il giro di tutto attorno. Queste qui davanti sono Julian's Rock, delle isole in cui è possibile fare snorkeling e scuba diving, in cui ci sono già dei coralli, dei pesci pazzeschi. Guardate. Questo momento è pieno di surfisti qui giù dalla costa. Questo qui sembra addirittura un gruppo di delfini, ma forse sono... Ok. Quello lì è il punto più a est, dove c'è il lookout, il punto di osservazione, il punto più a est dell'Australia. Facciamo il giro di tutto il faro. Guardate che spettacolo. Questa è la casa del guardiano del faro. Guardate che costa. Prima c'era un gruppo di delfini qui sotto che nuotavano in branco, se ne sono stati una dozzina, vicino ai surfisti, pazzesco. Guardate dove siamo. Questa è tutta la costa. Chilometri e chilometri di costa. Quello che hai visto oggi è il primo di una serie di audio-video interviste in modo da farti sentire, vedere e praticamente toccare con mano l'Australia, avvicinandola sempre di più a te. Quindi ti invito a rimanere sintonizzato e a continuare a seguirmi nel nostro nuovo canale YouTube che puoi trovare all'indirizzo I Love Australia TV, perché nei prossimi giorni pubblicheremo la prima puntata. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao!